Buongiorno e benvenuti anche oggi nel canale in questo nuovo allenamento. Come avete visto, oggi corriamo, siamo tornati a correre in Ostiglia, visto che ho avuto la brillante idea di partire per i miei 11 km alle 11 di mattina con 38 gradi, mentre l'Ostiglia è bella all'ombra e quindi rende tutto più fattibile. Come dicevo, come avete visto, siamo vicino all'Oasi di Cervara, vicino al fiume Sile, che consiglio, nel caso capitate da queste parti, di andare a visitare perché è molto particolare, molto molto bella. Come dicevo, oggi correremo, proveremo gli 11 km, ne abbiamo già fatti quasi 3, è molto caldo e l'argomento di oggi voleva essere un po' in antitesi con quello dell'ultimo allenamento, che era appunto la passione. Oggi parleremo del suo contrario, che è l'apatia. A dopo. Ed eccoci, abbiamo trovato un boschetto dove poter prendere un po' di ombra perché oggi è veramente dura. Siamo circa a metà, superato la metà e dei nostri 11 km e l'estrema fatica di oggi mi fa appunto parlare dell'apatia. Cos'è l'apatia? L'apatia possiamo chiamarla malavoglia, stanchezza, disinteresse e forse anche un po' di tristezza. È quella cosa che quando o raggiungi un obiettivo e non è un altro, oppure quando lo fallisci si posa un po' dentro il tuo cuore e ti fa perdere disinteresse, ma soprattutto fa spegnere la passione. A me è capitato un sacco di volte nella corsa, come in 100.000 altre cose, di essere apatico, di non aver voglia di fare quella cosa lì, di non sentirne più l'interesse. E questo purtroppo porta a trascinarsi a fare gli allenamenti, trascinarsi a correre 5, 10 o 20 km, quelli che siano, trascinarsi la mattina per andare a lavorare o alla sera per andare a letto. E non ci si può trascinare a fare le cose. Ma c'è qualcosa che si può fare in queste situazioni, e almeno è quello che faccio io, ovvero ricorrere alla propria passione, all'amore che si ha per la propria passione. Perché, come diceva un grandissimo altro poeta, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. E soprattutto diceva, come può uno scoglio arginare il male. Ecco, quando la vostra passione è come il mare, l'apatia può essere solo uno scoglio, che può essere di un momento, di un giorno, di un periodo, ma non potrà mai arginare il mare della vostra passione. Quindi se vi avvicinate allo scoglio di un'apatia, appoggiatevi, riposatevi un momento e fermatevi anche un secondo, che anche quello serve. Ma poi lasciate che la forza della vostra passione, del vostro mare, possa trascinare tutte le vostre energie. E adesso che i gradi da 38 saranno diventati ormai 40, credo, proviamo a tornare all'inizio della nostra corsa e a salutarci. A dopo. Ed eccoci finalmente arrivati alla fine di questi 11 km. Fatta un po' troppa fatica, vuol dire che bisogna recuperare un attimino, quindi domani riposo o al massimo una camminata. Ne parleremo in uno dei prossimi video, di quanto è preziosa la camminata e anche quanto è allenante. Però per chiudere il video nel nostro argomento di oggi, vi do così un mio parere. Se sentite un'apatia, uno scoglio che frena le vostre passioni, cercate di capire se siete voi che state abbracciando questo scoglio o se è lui che vi sta frenando. Quindi se lo state abbracciando, lasciatelo andare. Alla prossima, ciao.